Reale Group ha chiesto ad Irion la realizzazione di una soluzione di Datamart per armonizzare i contributi anagrafici e finanziari delle diverse società in ambito Solvency 2. Ringraziamo in particolare Andrea Politano e Luca Fioretti. Grazie a loro abbiamo vinto la sfida e siamo riusciti a creare una soluzione affidabile, tracciabile e tempestiva per la qualità dei dati. In letteratura, un Datamart è un sottinsieme dei dati di un database per una specifica destinazione d'uso. Nel nostro caso, il sottinsieme è composto da tabelle di dati anagrafici di partner finanziari, per un totale di 63 campi anagrafici alimentati da diversi contributori. Il progetto ha coinvolto 30 persone in 15 diversi uffici e 6 dipartimenti distribuiti su 3 nazioni, Italia, Spagna e Cile. La nostra soluzione permette di orchestrare queste contribuzioni, normalizzarle e controllarle e distribuirne la sintesi. Un unico output calcolato secondo le regole gerarchiche applicate alle fonti dati del Datamart stesso. Sono Stefano Prevosto, ho curato il progetto Datamart finanziario come project manager. Quali risultati abbiamo ottenuto? Sicuramente un repository unico di dati storici pienamente integrato con gli asset informativi di Reale Mutua. Qualità e coerenza dei dati grazie ad un'alimentazione dati pienamente controllata. Più di 100 ore lavorative risparmiate su base annua, grazie all'automazione del sistema. E infine un processo automatizzato, armonizzato, semplificato tra i vari gruppi coinvolti. Partiamo dalle prove sfidanti che abbiamo superato. Una sicuramente è rispetto delle tempistiche del fast close. Tempistiche intese in fase di esercizio, quindi dalla fase di raccolta di input all'output deve passare poco tempo. Ma anche in fase progettuale, infatti dal momento della raccolta dei requisiti al primo output prodotto è passato relativamente poco tempo. Questo perché volevamo permettere all'utente di guardare, toccare con mano i primi risultati di modo che potesse incrementalmente definire meglio i requisiti che egli avrebbe voluto rispettare. Inoltre, per rispettare i tempi della fast close è stato necessario censire un calendario di gruppo con le scadenze relative a ogni attore, ma banalmente anche le festività nazionali, di modo che la mail all'utente del Cile con su scritto che ha solo più 3 giorni per posizionare il suo file di input non gli arrivasse in un venerdì mattina di una festa nazionale, magari del 18 settembre. Un'altra sfida che abbiamo incontrato è stata quella di determinare il giusto trade-off tra automatismo e controllo umano. Quando si vogliono accorciare le tempistiche si può pensare di voler automatizzare tutto quanto. Ecco, noi pensiamo invece che non possa essere direttamente questa la soluzione. Ci sono delle operazioni manuali, in un processo manuale, che non sempre si riescono a identificare in fase di raccolta dei requisiti. Banalmente la telefonata che blocca la produzione dell'output e fa aspettare mezza giornata in più. Viceversa, il rischio è di creare un sistema spara file verso il sistema a valle o spara mail intasanti verso qualche utente. Un'altra dimensione importante è quella della complessità dei dati. Andiamo a comporre dei golden record di 63 campi. Ognuno di questi campi ha la sua propria regola gerarchica per la determinazione del dato e ognuna di queste regole si posa su set di sorgenti dati differenti. I 3 punti precedenti, quindi come rispettare i tempi, come trovare il giusto trade-off, come trovare la gerarchia corretta, è stato fatto in un contesto di progetto che ha richiesto la collaborazione ma anche l'accordo tra un diverso numero di soggetti, ciascuno con ruoli e prospettive differenti. Contesto che sarebbe diventato poi quello di esercizio, quindi ognuno ha espresso il proprio mal di pancia ed è stato interessante trovare l'armonia per tutte le esigenze. Ma vediamo quali sono i caratteri distintivi che ci hanno quindi permesso di creare una filiera proattiva, reattiva, che monitori e solleciti l'arrivo degli input nel momento opportuno. Avere un unico punto di convergenza dei dati che consenta la storicizzazione, la qualità, la tracciabilità, con l'audit delle regole che hanno concorso alla modifica del singolo dato o alla selezione dell'intero golden record. Le notifiche push verso gli stakeholder interessati dell'attività da compiere in quel preciso momento. Ecco, tutto questo lasciando spalancate le porte a varie evolutive successive che un sistema appena nato deve poter prevedere.
Siamo passati dall'acquisizione di 5 campi, siamo arrivati a oltre 50 campi, con ognuno con le proprie regole di Golden Record e i suoi controlli di coerenza. Ecco, noi pensiamo che l'unico approccio possibile sia quello dell'incremental design, quindi definire bene quale sia il perimetro all'interno dei quali devono cadere i requisiti che via via possono essere descritti con maggior dettaglio. E con questo approccio abbiamo affrontato i diversi temi con le relative features di Irion, con la data integration con cui abbiamo armonizzato flussi molto ben strutturati come un foglio Excel, la data ownership con cui siamo andati a mappare ruoli e responsabilità come metadati, la data quality certamente intesa non solo come applicazione di regole tecniche bloccanti o di warning, ma anche le stesse regole di creazione del Golden Record. La tracciabilità e l'audit automatico necessario per i controlli IVAS, il workflow collaborativo, nodi ed archi che vanno a specificare le azioni che devono compiere i singoli stakeholder nel momento giusto, cruscotto e reporting automatico, una dashboard dove il process owner possa controllare in qualsiasi istante lo stato del processo e lo stato di acquisizione dei singoli flussi con gli ok e KO ricevuti. Reporting inteso come invio di mail a tutti quanti gli attori interessati con l'output del datamart stesso, con evidenza dei delta rispetto alla versione precedente e il proprio dato sovrascritto e sovrascritto da quale sorgente dati.